Buongiorno ragazzi e bentornate sul mio canale YouTube. Siamo al 3 dicembre 2018. Decidiamo questa volta di dedicarci allo shopping e quindi ci facciamo una colazione molto tranquilla e ci dirigiamo in vari posti della città. Io mi dirigo al quartiere di Salamanca, un quartiere molto chic dove si trovano le grandi firme, molti anche i marchi italiani. I negozi sono tantissimi e non manco ovviamente comunque di tirare un occhio sempre in quelli tipici, come questa panaderia che vendeva tutti i dolcetti delle varie parti della Spagna, un vero spasso. Come vi dicevo, qui ci sono tutte grandi firme e non mancano comunque i punti di incontro, caffè, pasticcerie, ristoranti. E l'architettura è meravigliosa e la giornata di sole veramente illumina questi edifici meravigliosi. Io ovviamente non manco di fare qualche acquisto che a breve in qualche video vi mostrerò in un haul. Sono un po' di giorni che mangiamo piatti tipici, quindi questa volta decidiamo di cambiare rotta. Ci fermiamo da Wagamama. Wagamama fa una cucina panasiatica, si chiama, dei piatti veramente meravigliosi. Ho scoperto fra l'altro che in Italia c'è già un punto vendita a Milano, Malpensa in aeroporto, e quindi se mai capitassi da quelle parti non mancherò di mangiarci, perché sinceramente mi sono trovata benissimo, ci siamo trovati benissimo. C'è un bel sole tiepido, seppur invernale ma comunque piacevole, e piano piano ci incamminiamo dal quartiere Salamanca e a ritroso verso il centro. E la passeggiata è molto molto piacevole e lungo il percorso troviamo sempre posticini interessanti come questo. All'interno di questo edificio privato un punto vendita per collezionisti, scatole, scatoline, poster, dischi, chi più ne ha più ne metta, una serie quindi di oggetti, giochi, dimenticavo, una serie di oggetti da collezionisti veramente spassosi. Come evidente dai segni rossi sulla mappa, ormai cominciamo a conoscere Madrid bene e ci prendiamo sempre più gusto, e quindi tutti i punti bianchi della mappa che non vedete segnati li vogliamo percorrere, e quindi imperversiamo in lungo e in largo per il centro. Decidiamo di mangiare una cosina leggera e ci rechiamo al Museo del Jamón, questo posticino simpatico dove diciamo si può mangiare per niente. Ci prendiamo solo un po' di prosciutto spagnolo con una birra e un po' di pane. Guardate quanti i prosciutti erano appesi. Il servizio è un po' rustico, insomma ti buttano là un tozzo di pane e un po' di prosciutto, però proprio per questo il ricordo rimarrà unforgettable. La notte cala, la luna splende e ci dirigiamo nel nostro appartamento a riposare. Al mattino seguente, il 4 gennaio, rinvigoriti dal riposo del giorno prima, decidiamo di nuovo di prendere il treno. Dunque, dopo una bella colazione nel nostro solito amatissimo bar, e andiamo alla stazione. Questa volta la nostra meta è Toledo. Toledo sarà l'ultima delle cittadine che visiteremo e ci appare in tutta la sua bellezza, fortificata con queste mura alte e possenti che d'altronde caratterizzavano anche Segovia. Il tempo è un pochino uggioso, ma comunque ci consente di fare una bella visita. Entrare a Toledo è molto caratteristico, si entra un pochino in salita attraverso queste stradine con tutte queste casette più o meno scure, vedete? Qui siamo su un bus che appunto passa lungo le mura e ci conduce in una piazzetta centrale che poi è un punto di snodo, si diramano da lì tutti i percorsi turistici. Subito rimaniamo colpiti dalle numerose botteghe di damaschinado. Il damaschinado è un'arte tipica che si trova a Toledo, che sostanzialmente consiste nel decorare oggetti di qualunque tipo, quindi anche gioielli realizzati in metallo, che può essere ferro, rame o anche acciaio, incrostando sostanzialmente un filo di oro o di argento. Questo signore che abbiamo avuto il piacere di conoscere lì in un negozio appunto realizzava oggetti secondo questa tecnica. Fra l'altro mi ha fatto molto tenerezza perché lui era un informatico, aveva perso il lavoro e da un anno si dedicava a quest'arte con questo ottimo risultato.
anche perché aveva avuto la fortuna di ricevere quasi in dono da uno dei vecchi maestri quest'arte segretissima, perché fra l'altro gli anziani non è che siano molto propensi a dare informazioni, insomma spesso purtroppo su queste cose c'è un po' di egoismo, quindi lui fortunatamente era riuscito a strappare dei segreti e grazie proprio un po' anche alla sua capacità manuale si è trovato un altro lavoro. Ci incamminiamo quindi per le strade di Toledo, la percorriamo in lungo e largo, proviamo anche qualche dolcino tipico, insomma cerchiamo di goderci appieno la bella mattinata e il principio del pomeriggio. All'incirca verso le 5 poi ci rincammineremo verso la stazione e verso quindi Madrid. Usciamo quindi dalla porta di Toledo, percorriamo un bel percorso che fra l'altro attraversa questo ponte meraviglioso sul fiume e finalmente ci troviamo alla stazione. Come al solito anche Toledo, così come era anche stata Segovia e Aranjuez, distano solo mezz'ora da Madrid, per cui il viaggio è rapido ma allo stesso tempo molto piacevole. Arriviamo a Madrid e ormai diciamo il sole è calato e decidiamo di tornare in quel bar El Brigante, che forse alcuni di voi ricorreranno, che ci era tanto piaciuto uno dei primi giorni, e ricadiamo su questo meraviglioso piatto, ossia i calamarsitos alla plancia, i calamaretti alla plancia, alla piastra. Tra l'altro il bar El Brigante è proprio dietro il Museo Reina Sofia, quindi non rischiate di perderlo. Quasi per caso incappiamo nel negozio di cappe spagnole Sesegna, un negozio storico che veramente vale la pena visitare. Noi ci siamo capitati per caso e mio marito è impazzito, si è comprato una cappa, fra l'altro era da tantissimo che la voleva, gli piacevano anche molto i tabarri veneziani. La serata è fredda e quindi torniamo da Lardi a prendere un buon cosido, caldo de cosido, quindi un buon brodino caldo. Ragazzi, questo è il penultimo video di Madrid, non perdete l'ultimo, spero continuerete a seguirmi, sottoscrivete il canale, ciao, a presto!